Prego. Va bene, Mi allora penso chiedo. possiamo iniziare, Mimmo. Mi Sei tu chiedo, il guarda. fautore, ci devi dare tu l'ordine di Possiamo servizio. iniziare, diciamo così, ecco, la parola a Rosa Palomba. Poi io dico qualche altra cosa dopo, in itinere. Però per il saluto istituzionale io ci tengo molto a questo, a questa formalità, diciamo, che poi non è formalità, perché senza la partecipazione del comune di Monte Sant'Angelo non avremmo potuto portare avanti questo progetto. E senza la partecipazione dell'Università di Foggia, ripeto, c'è una delibera del Senato accademico firmata 4 anni fa, mi sembra, firmata all'unanimità. E c'è anche la delibera del Consiglio Comunale di Monte Sant'Angelo firmata all'unanimità. E quindi, ecco, senza la vostra partecipazione, ripeto, la partecipazione dell'Università di Foggia e la partecipazione del Comune, non avremmo potuto portare avanti questo progetto. Il fine, la finalità di fondo possiamo richiamare e citare il Presidente della Repubblica, che ieri è stato a Foggia, è vero Daniela, è stato a Foggia e ha parlato di formazione delle coscienze. Ecco, noi vogliamo formare, dare un contributo alla formazione delle coscienze morali e politiche dei nostri giovani. Quindi ci rivolgiamo essenzialmente ai nostri giovani. Prego, Rosa Palomba, non dobbiamo essere Grazie. nostri per parlare tanto e parlarci addosso, dobbiamo dire le cose essenziali. Prego. Esatto. Allora io prima di tutto buongiorno a tutti, saluto tutti coloro che oggi partecipano a questo incontro, ringrazio e porto, è logico, i miei saluti, ma non soltanto i miei saluti, anche del sindaco che purtroppo è impegnato a Bari. Ringrazio poi chi con caparbietà, con grande forza di volontà ha voluto a Monte Sant'Angelo la nascita di questa scuola, la scuola di alta formazione politica. Una scuola che nasce con il lavoro di rete. Ancora una volta, quindi quando appunto le istituzioni, quindi ringrazio le scuole, ringrazio l'Università di Foggia, ringrazio in primis il caro amico Domenico Di Asio per quello che è stato, no, il percorso che ci porta oggi a dare vita a questa scuola. Una scuola che nasce con l'intento soprattutto di far crescere, di formare le nuove generazioni. Io dico che la politica non è una professione, ma la politica è una missione e soprattutto in una società prospera, in una società attiva che voglia conservare il principio della democrazia, la politica sicuramente è uno strumento indispensabile, ma non si può pensare che essa sia solo il poter esprimere un'opinione, no? O ancora peggio, quella di continuare a certe volte purtroppo a demolire il prestigio o a ridurne il ruolo a diciamo, un mero teatrino. Quindi, quando parliamo di politica, parliamo di impegno, parliamo di dedizione, di conoscenza, di serietà, capacità di visione. Ed è molto bello che l'incontro sia rivolto proprio alle scuole, ai nostri ragazzi. I nostri ragazzi che poi tra l'altro sono molto presenti da questo punto di vista. La politica non si fa sicuramente sui divani, sui divani davanti alla TV o a volte anche davanti a internet, quindi tutti dobbiamo
impegnarci attivamente ad ogni livello nella nostra comunità e quindi farlo poi con le scuole ha un significato ancora più importante. Conoscere, no? La conoscenza, come funziona lo Stato, quali siano le sue origini, quale potrebbe essere poi la sua evoluzione è indispensabile per scegliere se crediamo appunto che lo Stato poi sia un modello da difendere e da migliorare. Io non voglio togliere spazio agli ospiti che oggi aprono questo e quindi inaugurano questa nuova scuola. Diciamo, Mimmo, che non siamo riusciti a farla come volevamo, quindi l'inaugurazione, però ci diamo appuntamento sicuramente a breve per l'inaugurazione della scuola che ricordo sarà destinata in via Sant'Antonio Abate numero 119, dove si svolgeranno i corsi, poi magari il professore, io lo chiamo confidenzialmente Mimmo perché ci lega davvero un rapporto di stima e di amicizia. Fai benissimo. E quindi sicuramente poi ci racconterà lui, anche lui meglio come sarà costruita questa scuola. Quindi il mio augurio è che questa scuola possa davvero crescere, possa davvero dare il proprio contributo nella formazione della prossima classe dirigente politica. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie a te Rosa, veramente un intervento che ho apprezzato moltissimo, un saluto che ho apprezzato moltissimo Rosa. Do la parola a questo punto a Daniela Dato, Grazie, che porti il buongiorno. saluto del rettore dell'università. Certo, certo che sì. Mi scuso sin d'ora se non potrò trattenermi, ma ho altri ragazzi che mi aspettano come quelli che vedo adesso in classe e che saluto con un affetto particolare perché noi siamo importanti, ma loro devono sapere che sono più importanti di noi perché sono il nostro futuro. Ieri lo abbiamo detto con il Presidente della Repubblica, lo abbiamo detto, ha parlato il nostro rappresentante degli studenti e vorrei cominciare con questo, portando i saluti del Rettore e portando anche i saluti dei nostri studenti che ieri vi hanno lanciato, no? Vi hanno passato la palla, come dice un bellissimo film, che è quello di non tirarvi indietro. Credo che questa scuola di alta formazione, possa essere per voi, ragazzi, io ho avuto la vostra età. E quindi so che, diciamo, la scuola, questi impegni a volte possono sembrare, no? Meglio andare a comprarsi una felpa, andare a giocare con i videogiochi, sono anche una mamma. Però, col senno di poi, ho capito che questi sono per voi dei momenti anche in cui confrontarvi, in cui crescere, in cui trovare occasione anche di formarvi delle idee. Avete dei docenti, avete dei dirigenti nelle vostre città, nelle vostre scuole, nei vostri comuni, che hanno voglia di darvi, di passarvi la palla. E quindi non tiratevi indietro, cioè non pensate che sia qualcosa che diciamo vi può togliere tempo, al contrario, vi darà degli straordinari strumenti per imparare a pensare, per imparare ad essere dei cittadini, a scegliere, ragazzi, a scegliere, che è la cosa più importante perché voi possiate essere dei cittadini di domani. Imparate a scegliere. E questo percorso che Mimmo, che tutti gli altri, anch'io lo chiamo Mimmo, dottoressa Benissimo. Paloma. Fai benissimo. Perché ero forse una bambina quando avevo poco più di 25-26 anni, quando l'ho conosciuto, insegnava nella nostra facoltà e diciamo che un po' mi ha vista anche crescere e quindi lo ringrazio anche di cuore per avermi voluta in questo vostro percorso. Però lo dico proprio perché so bene che queste occasioni sono delle occasioni irripetibili. Ieri dicevamo durante l'inaugurazione, che il talento e l'occasione sono la vera chiave di volta del cambiamento. I talenti li avete, ragazzi, tutti li abbiamo. Questa scuola di alta formazione è l'occasione. L'occasione per mettervi alla prova, per crescere, per incontrare, per sviluppare ulteriormente intelligenze e talenti vostre e quelle del territorio. Quindi io non posso che rinnovare naturalmente l'amicizia intellettuale, oltre che affettiva, dell'Università degli Studi di Foggia verso questo progetto.
E ripeto, anche se non potrò fermarmi con voi tutta la mattina, diciamo, è un mio impegno a che questo percorso continui e per quanto potremo come Università di Foggia, naturalmente sostenerlo. Grazie ancora e in bocca al lupo a tutti e per tutto. Buon anno scolastico, lo dico soprattutto ai ragazzi e ai docenti, perché è un anno ancora un po' difficile. Che ci sta mettendo alla prova, quindi anche questo significa formare coscienze e formare menti attive. Dobbiamo risolvere insieme i problemi e non dimenticare che la prima cosa che conta è essere una comunità, rimanere insieme. Grazie. Daniela, grazie a te, grazie veramente. Io non posso che, sono un filosofo, non posso che ricordare la categoria di intersoggettività di Husserl, che richiama il senso della comunità a cui Daniela Danto faceva riferimento. Io ti ringrazio di nuovo, Daniela. Darei la parola per un breve saluto a Roberto Menga. Sì, grazie, buongiorno a tutti, buongiorno Mimmo, buongiorno Daniela. Non ci vediamo di persona da tanto tempo, però insomma, almeno a Vero, distanza, con email e compagnia varia, vero, riusciamo vero. comunque a farlo. Per noi l'Università di Foggia è un punto fondamentale nella nostra offerta formativa. Collaboriamo ormai da anni, soprattutto per il PCTO, quindi è sempre un piacere partecipare a tutte le attività che lo coinvolgono. Buongiorno professore Ganati, buongiorno Mimmo, buongiorno a tutti. Ce l'abbiamo fatta Mimmo, mi aveva parlato di questa iniziativa forse 4 anni fa, tant'è che io conservo ancora una bozza di regolamento e tra i firmatari c'è anche il professor Fraboni, ricordo benissimo che tra i firmatari c'era anche lui, che io nei miei trascorsi modenesi e bolognesi ho avuto il piacere di conoscere. Quindi finalmente ci voleva, e Mimmo sa quanto anch'io credevo e credo molto in questa iniziativa, perché non dimentichiamoci che i nostri alunni sono poi gli amministratori del futuro. E noi vorremmo degli amministratori seri, preparati, competenti e che effettivamente facciano del loro impegno politico una missione. In questo ci crediamo molto, non tanto, non solo perché così deve essere, ma anche perché siamo educatori e come tali quindi non possiamo che auspicare questo. Io aggiungerei anche la passione. Io credo molto nel concetto di passione, credo che sia fondamentale anche che le cose si facciano collegando il cervello con il cuore. Per cui grazie ancora Mimmo per questa opportunità. Noi ci siamo, ci saremo, continueremo ad esserci e speriamo es di esserci anche di persona, perché insomma, prima o poi questo marasma dovrà finire e noi non vediamo l'ora di ritornare a fare tutto, di ritornare a riprenderci la nostra vita e ritornare a fare tutto in presenza. Grazie ancora e resto in ascolto. Roberto, ti ringrazio io veramente. Roberto, che ha quasi tutte le presidenze di quasi tutti i licei di Manfredonia, ripeto ancora una volta, è da 4-5 anni che stiamo portando avanti questo progetto. Roberto l'ha ricordato bene, però ecco, noi abbiamo la testa dura e quindi difficilmente rinunciamo a qualcosa, soprattutto se si tratta di un progetto in cui crediamo veramente, come in questo progetto. Io darei per un breve intervento anche la parola a Granatiero, dirigente del Liceo Classico di Monte Sant'Angelo, che è stata per questa iniziativa particolarmente attiva. Ha generato il link, ha fatto tante altre cose e così via. Ti ringrazio io, Michela Granatiero. A te per la Allora, parola, per un io ho saluto. l'onore di chiamarti Mimmo da quando sono nata e tu lo sai, quindi c'è un rapporto di più che amicizia, proprio familiarità, perché lui è un amico d'infanzia di mio padre, quindi è sempre stato nella mia famiglia presente, anche se non fisicamente c'è sempre stato. Pertanto,
Da buona montanara, perché le mie origini sono di Monte Sant'Angelo, come tutti sanno, anche io sono molto caparbia. Ho ereditato questo progetto perché, come diceva Roberto, è partito 4 anni fa, prima che io diventassi dirigente del Giordano di Monte Sant'Angelo, ma quando sono stata informata di questa iniziativa, conoscendo la persona, prima che del docente, del professore universitario, ho detto immediatamente di sì, perché sapevo che sarebbe stato un prodotto valido per la formazione degli studenti della mia scuola. Questo progetto si ricollega a tante altre iniziative della nostra scuola e vorrei dire ai miei ragazzi che proprio stamattina io ho pubblicato la circolare per l'elezione del rappresentante del consigliere giovane aggiunto all'interno del Consiglio Comunale di Monte Sant'Angelo. Questo tipo di formazione che avete oggi sicuramente sarà d'aiuto e immediatamente attuabile per chi andrà a sedere su quel seggio. Quindi passeremo, se volete, dalla teoria immediatamente alla pratica. Pertanto spero che veramente già da oggi sia utile per tutti voi. Grazie Mimmo per questa occasione e speriamo, come hanno detto tutti quanti, il prossimo incontro di poterlo fare in presenza. Sì, ma intanto questo ciclo seminariale comprende 4 interventi, anzi 5 interventi. E poi vediamo, seminiamo, raccogliamo e poi seminiamo di nuovo. Grazie Michela Granatiero. Grazie per davvero. E niente, io darei a questo punto la parola per la lezione, per la breve lezione, diciamo. Gli ho dato un tempo di 30 minuti più o meno. In un convegno, mio caro Filippo, mi dettero 10 minuti di tempo a tutti quanti, a tutti i relatori, proprio lì a Roma. E io in 10 minuti, c'erano anche i cinesi, c'erano anche i filosofi cinesi di Pechino, e io allora ho sintetizzato ciò che dovevo dire e in 10 minuti ho detto pure tante cose. Quindi non è tanto il tempo, è la concentrazione, diciamo, delle idee, dei concetti, le parole che si usano. Filippo usa delle parole magiche, come le avete usate tutti quanti? Si dice su YouTube che ci sono le parole della bestia su YouTube. Bene, noi le parole della bestia le lasciamo alla bestia. Noi siamo noi ci rivolgiamo alla coscienza dei giovani per dare dei contenuti ai giovani, perché loro sono, come diceva Roberto, i futuri amministratori, e a loro ci rivolgiamo in particolare. Il tema di tutti questi 5 seminari è lo sviluppo locale come sviluppo sostenibile. L'idea centrale che sta alla base di questo è spuntata nel mio cervello. Ed è questa, lo sviluppo locale, lo sviluppo globale, chiedo scusa, è secondo me ingovernabile, mentre invece lo sviluppo locale è governabile, cioè la governance dello sviluppo locale è possibile, perché è una governance affidata agli attori locali, regionali, ai politici e ai governanti locali e regionali. Quindi si può avere un rapporto più diretto con questi governanti per quanto riguarda il tema degli investimenti, la governance soprattutto. Io ci tengo molto a questo principio, al concetto proprio di governance, perché dipende tutto di là, a mio avviso, mi posso sbagliare, però ecco, non voglio anticipare nulla
che riguardi la lezione di Filippo Regnati, che ringrazio e a cui do la parola. Grazie, grazie Mimmo, grazie a tutti per l'invito e soprattutto sono felice di essere, come dire, l'inauguratore di questi seminari costruiti con Mimmo in questi 4 anni da quando è partita l'idea. Bene, il tema, come anticipava Mimmo, il tema sul quale sono stato invitato a riflettere è quello della relazione, del binomio che esiste tra sviluppo sostenibile e sviluppo locale. E nel mio intervento quindi cercherò di vedere, di chiarire le relazioni che ci sono tra questi due obiettivi di politica economica. Io li vedo come due obiettivi di politica economica e al tempo stesso cercare di individuare, suggerire meglio, qualche possibile strumento per una loro efficace realizzazione. Quindi questo binomio sviluppo sostenibile, sviluppo locale come obiettivi, poi chiarirò meglio questo concetto, e individuare quale strumento, diciamo, possiamo suggerire tra i tanti per realizzarlo in modo efficace e in modo efficace alla loro realizzazione. Prima di iniziare appunto a parlare di sviluppo sostenibile, chiariamo un concetto fondamentale. Questo che è un tema oggi molto ricorrente, non c'è politico che sentiamo nei telegiornali, nei talk show, che non aggiunga questa parola sostenibile, no? Quindi come se fosse qualcosa di nuovo. Guardando un po' indietro nel tempo, questo concetto di sostenibilità, di sviluppo sostenibile, lo ritroviamo ad esempio in un economista classico, della scuola classica, qual era Robert Malthus, che forse avete studiato, dove nel suo saggio sul principio della popolazione, proprio Robert Malthus metteva in evidenza che da un lato la popolazione cresceva in modo esponenziale, dall'altra parte invece avevamo la produzione di cibo, di alimenti, che cresceva in modo lineare. Questo squilibrio che cosa creava? Creava, diceva Malthus, e qui lo cito, una fiera lotta per l'esistenza in cui la morte sarebbe il castigo dei vinti e la proprietà il serto dei vincitori. Quindi non è un concetto, poi, voglio dire, nuovo, è un concetto che già i nostri predecessori, economisti e non solo, ad esempio, sempre cercando un filosofo politico, filosofo, economista, pensatore, diciamo francese, quale Marie-Jean Condorcet, anche lui, in una sua, a mio avviso, interessantissima frase, lancia un altro concetto legato alla sostenibilità. Lui dice: in un'epoca in cui gli esseri umani avrebbero saputo che se un dovere avessero avuto verso le generazioni future, questo sarebbe stato di dar loro la felicità, non la semplice esistenza. Qui c'è un altro concetto tipico della sostenibilità, ovvero la solidarietà tra generazioni, generazione presente e generazione futura. Quindi questo brevemente per dire come il concetto di sostenibilità, di sviluppo sostenibile, sono tematiche che i pensatori, economisti, filosofi hanno già da tempo, su quali hanno tempo già riflettuto. Tuttavia, venendo ai nostri giorni, la tappa fondamentale che in qualche modo avvia questo concetto di sviluppo sostenibile, come probabilmente saprete, è il 25 settembre del 2015, quando i 193 paesi membri dell'ONU lanciano quello che è il programma Agenda 2030. Si definiscono 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile da appunto realizzare attraverso una serie di target intermedi entro questo 2030. Qual è il passaggio, diciamo, fondamentale, la novità dell'Agenda 2030? La novità del 2030 è quella di vedere il concetto di sostenibilità, di sviluppo sostenibile, non più soltanto, come era stato fatto precedentemente in altri meeting delle Nazioni Unite, in termini di sostenibilità ambientale, ma dare una definizione di sostenibilità che in qualche modo andasse oltre i meri confini, diciamo, ambientali, quindi ecologici, legati quindi alla conservazione delle risorse ambientali e quant'altro. Verso che cosa? Verso, diciamo, su una sostenibilità sociale, una sostenibilità politica,
una sostenibilità che in qualche modo mettesse, enfatizzasse concetti quali l'equità e la giustizia. Quindi si va verso, dicono alcuni, una nozione di tipo olistica, no? Di sostenibilità. Quindi questo è l'obiettivo, se vogliamo, l'obiettivo primario di politica, l'obiettivo di come perseguire, come raggiungere questo, questa sostenibilità così definita dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030. Non voglio qui, come diceva Mimmo, non possiamo soffermarci e possiamo dire in poco tempo tutto quello che vogliamo. In economia faccio un piccolo, nei nostri meeting, Mimmo, tu ne avevi 10, noi ne abbiamo 12 di minuti, esattamente, di cui 3 sono per il dibattito e 12 per la relazione. Quindi insomma, dicevo, sulla come raggiungere l'obiettivo del sviluppo sostenibile, la dottrina economica la possiamo segnare in due grandi scuole, due grandi linee. La prima è quella che privilegia quello che viene chiamato l'approccio place neutral based, cioè un approccio che in qualche modo afferma la sostanziale neutralità di che cosa? Dello spazio geografico, delle istituzioni, delle tradizioni civiche, culturali, tutto quello che noi chiamiamo capitale territoriale, quindi un po', tornando al discorso di Mimmo, una visione che vede il perseguimento di questo obiettivo dall'alto, quindi il problema di governance. Viceversa, un altro approccio invece privilegia quello che viene chiamato l'approccio place-based. Privilegia che cosa? Privilegia invece tutte quelle che sono le dotazioni in termini non soltanto, diciamo, fisiche, infrastrutturali di un territorio, ma anche il soprattutto capitale sociale. Ecco, su questo punto io vorrei fermare la mia attenzione. Seguendo l'approccio, ripeto, place-based, un elemento fondamentale è il capitale territoriale, quindi le caratteristiche tipiche, distintive di uno spazio geografico, tutte le loro risorse produttive, ma soprattutto anche quello che è il capitale sociale di quel territorio. Bene, detto questo, se noi introduciamo questa categoria e accettiamo in qualche modo questa strada per perseguire l'obiettivo primario dello sviluppo sostenibile, ecco che entra in gioco il secondo elemento del nostro ragionamento, lo sviluppo locale. Lo sviluppo locale ha come caratteristica fondamentale il capitale sociale. Quindi nel mio ragionamento io vedo l'obiettivo primario, lo sviluppo sostenibile, è come obiettivo intermedio dell'azione di policy il perseguimento dello sviluppo locale. Lo sviluppo locale come obiettivo intermedio in vista di un raggiungimento di quello che è l'obiettivo primario definito dallo sviluppo sostenibile. Con ciò intendo dire che lo sviluppo sostenibile deve diventare quindi uno strumento di lettura e di orientamento di tutte quelle che sono le dinamiche di sviluppo economico, sociale, ambientale e istituzionale che regioni, comuni, attori locali devono in qualche modo definire localmente. Non so se questo tipo di impostazione è condivisibile o meno, ma è un'impostazione che a mio avviso è da un punto di vista metodologico quella che mi convince maggiormente. Quindi se questo è vero devo capire, devo individuare quelli che sono gli strumenti, e qui passiamo agli strumenti più idonei per il raggiungimento dell'obiettivo intermedio dello sviluppo locale. Quali strumenti si possono individuare, e qui anche qua una letteratura vastissima, per andare a raggiungere in modo più efficace l'obiettivo intermedio dello sviluppo locale. Come ho ricordato precedentemente, la letteratura sullo sviluppo locale, anche qui letteratura molto molto vasta, e quindi vado a sintetizzare, individua due elementi fondamentali a base dello sviluppo locale. Il primo, ovviamente, quella che è la dimensione territoriale. Dimensione territoriale cosa vuol dire? Vuol dire che lo sviluppo locale deve essere capace di combinare
possiamo dire l'azione collettiva autonoma, le risorse, quelle immobili, quindi infrastrutturali, locali e soprattutto le interazioni, e qui prima si parlava di lavoro di rete, non so adesso chi mi ha preceduto, forse la professoressa Dato ha parlato di queste relazioni, lavoro di rete, in modo da produrre che cosa? Un valore aggiunto a livello territoriale. Quindi questo è il primo elemento fondamentale, la dimensione territoriale che si caratterizza non soltanto per, diciamo, quello che è il capitale territoriale, risorse, infrastrutture, ma anche per quello che è il suo capitale sociale, cioè la capacità quindi di creare queste relazioni ovviamente tra soggetti all'interno del territorio o anche tra soggetti, diciamo, non solo orizzontalmente ma anche tipo verticale. E in questo, ad esempio, qui la letteratura sempre economica cita uno dei modelli, diciamo, che probabilmente tutti voi ragazzi sapete, di sviluppo economico. Noi siamo famosi nel mondo perché siamo stati capaci di inventarci un modello di sviluppo locale che è quello dei distretti industriali. Distretto industriale, diciamo, se andiamo in giro nelle conferenze di economia, tutti ci citano come, diciamo, coloro che sono stati capaci di creare questo modello del distretto industriale. Che cos'è il distretto industriale? È un modello di sviluppo locale dove c'è stato un collante, si è riusciti a creare un collante capace di legare insieme tutti gli attori, le imprese, le istituzioni, di un collante capace di rendere motivata la partecipazione dei lavoratori, di ridurre ad esempio tutti i problemi, termine un po' più complicato, di asimmetrie, quindi di scarsa comunicazione, diciamo, tra fornitori e imprese. Quindi c'era proprio un sentire comune, no? Che era tutto finalizzato a che cosa? A un aumento di quello che era il capitale sociale di quella regione. Questo è il modello tecnicamente distrettuale. C'è un ritorno. Vabbè. Forse Mimmo, hai il microfono acceso? Spegnilo. Perché c'ho... C'è un ritorno, scusa. No, dicevo, questo un po' è il senso e l'importanza e anche l'esempio storico che abbiamo avuto in Italia di sviluppo locale attraverso che cosa? Attraverso, per così, la creazione di capitale sociale. Bene, se questo è un po' il quadro metodologico di riferimento, veniamo al punto fondamentale che citava all'inizio Mimmo, la governance, problema di governance. È chiaro che se noi crediamo in questo approccio metodologico che mi dice tu per raggiungere l'obiettivo primario dello sviluppo sostenibile, che è un obiettivo macro, devi in qualche modo perseguire quello sviluppo locale, è chiaro che la dimensione della governance è sicuramente una dimensione che va verso il livello bottom, verso il livello basso, cioè non possiamo andare a immaginare che, e si vede poi anche nei temi che vediamo, tutte le riunioni ad esempio dei G20, dei G8, dei G30 che devono decidere qualcosa per, non so, per ridurre le emissioni di CO2 o quant'altro, e di fatto non si risolve nulla. La governance a livello internazionale, d'accordissimo con Mimmo, è una governance asfittica, una governance che non produce di fatto effetti, produce semplicemente i documenti più o meno comprensibili che di fatto non giungono a nulla. Quindi è fondamentale in questo, è fondamentale perseguire una governance soprattutto a livello locale. Una governance a livello locale è l'unica, a mio avviso, possibile strategia di sviluppo sostenibile. Perché? Perché una governance, come diceva pure Mimmo, in grado di riflettere quelli che sono gli effettivi bisogni e le reali opportunità di una comunità, di un territorio nel suo insieme. È solo a livello locale che, attraverso l'interazione tra, dicevo prima, istituzioni, organizzazioni, cittadini, che emergono in modo evidente, in modo diretto, quelle che sono le diseguaglianze, quelle che sono le forme di esclusione, quelli che sono gli squilibri, quelle che sono le vulnerabilità. Quindi è l'occhio, come dire, più vicino alla realtà
che in qualche modo è capace di individuare strumenti adatti per perseguire quell'obiettivo di sviluppo locale che di fatto diventa poi, ripeto ancora una volta, l'obiettivo intermedio per la sostenibilità. Alcuni esempi ne faccio, porto un esempio di strumento e un esempio di politica realizzata in questa direzione. Per quanto riguarda la politica in questa direzione, non so, ma l'area pugliese è stata coinvolta da questa strategia. Ad esempio è la strategia nazionale per le aree interne. Penso che questa strategia, se ricordo bene, ha avuto, diciamo, il coinvolgimento anche di alcune aree interne della Puglia. Questa è una strategia delineata nell'ambito della politica regionale di coesione nel vecchio ciclo di programmazione economica 2014-2020. Che cos'è l'area interna? All'interna sono territori presenti molto spesso in varie parti del nostro paese, caratterizzati da comuni molto periferici in termini di che cosa? In termini di tre fattori fondamentali: accesso a servizi essenziali quali la salute, l'istruzione e la mobilità. Paesi e diciamo, realtà, aree che soffrono maggiormente del calo demografico, cioè paesi nei quali, diciamo, la popolazione si sposta verso il centro, abbandona la periferia, per così dire, viene attratto dal centro. Perché? Perché ci sono appunto difficoltà in termini di salute, istruzione, quelli che sono i servizi fondamentali. Questa strategia, a mio avviso, molto interessante, purtroppo ideata, ecco, questo bisogna dirlo, da un economista, grande pensatore, nonché economista, nonché anche politico, quale Fabrizio Barca, è stato appunto l'ideatore e il promotore di questa strategia per le aree interne, non è che ancora sia decollata, e infatti si spera, l'auspicio è che col prossimo ciclo di programmazione a livello qui di governance centrale, parliamo dell'Italia, ci sia, diciamo, un serio investimento su questo strumento, a mio avviso fondamentale, di policy verso quegli obiettivi che abbiamo definito prima. Lo strumento sul quale viceversa io credo che sia necessario spendere qualche riflessione, riprendendo in questo il ruolo fondamentale che a mio avviso ha il capitale sociale nel processo di creazione e sviluppo locale, è il terzo settore. Il terzo settore, diciamo, rappresenta non soltanto un semplice incidente storico, possiamo dire, che di fatto, come dire, esiste solo in quanto riesce a coprire spazi lasciati liberi, diremmo noi economisti, da quelli che sono i fallimenti del mercato o i fallimenti dello Stato. Ma esso è il frutto di una profonda istanza sociale di partecipazione, di cambiamento e di socialità. Quindi in questo è un creatore di capitale sociale, è un fortissimo creatore di capitale sociale che, se adeguatamente utilizzato, può mettere in moto quel processo di sviluppo locale. Che cosa produce il terzo settore? Il terzo settore crea fiducia, crea capitale sociale. In altri termini, in qualche modo contraddice, e qua mi richiamo a un tema con il quale abbiamo spesso discusso con Mimmo, contraddice quell'idea che l'essere umano, che la persona sia animata esclusivamente da pulsioni egoistiche, che è il tipico, no, pensiero legato alla tradizione utilitaristica da Bentham in poi, ma viceversa, come già ci insegnava Aristotele, Mimmo, l'uomo è un animale sociale. Un animale sociale, e questo ci viene confermato anche, non soltanto, come dire, anche in termini scientifici. Oggi c'è tutto un filone dell'economia, ad esempio, che l'economia comportamentale, che cerca di andare a vedere, appunto, a mettere in crisi questo assioma del self-interest, dell'uomo praticamente che pensava solo a se stessa, a massimizzare, no, la propria soddisfazione e quant'altro.
E in questo mi piace richiamare ad esempio Stefano Zamagni, il quale sostiene che gli enti del terzo settore, questo è un grande economista, ragazzi, che forse non è stato un maestro dell'economia, Stefano Zamagni, il quale a proposito degli enti del terzo settore dice che sono soggetti capaci di rigenerare la comunità attraverso lo sforzo costante di fare luogo, di creare relazioni che scongiurano una minaccia dell'isolamento. Siamo ancora qui al concetto che dicevo prima di creazione di capitale sociale. Non voglio su questo soffermarmi, ma semplicemente in questi altri 10 minuti scarsi che mi rimangono fare due brevi considerazioni, una breve considerazione sull'attualità. In particolare, stiamo tutti, come sappiamo, vivendo, abbiamo vissuto, speriamo di uscirne presto, questa crisi pandemica, e anche nel campo nostro si sono fatte riflessioni su quelli che sono gli effetti del Covid, della crisi pandemica, sulla sostenibilità, no? Sul perseguimento di questo nostro obiettivo primario, lo sviluppo sostenibile. E su questo cito quelle che sono state le considerazioni fatte da Antonio Guterres, che è il segretario generale dell'ONU, il quale ha messo in evidenza come la crisi del Covid-19 abbia prodotto impatti devastanti a causa, dice lui, dei fallimenti passati e presenti. E al tempo stesso il vice segretario, questa Amina Mohamed, ha chiuso questo meeting rimarcando che il mondo, che già non era sulla strada di conseguire l'agenda 2030 prima della pandemia, ancora, diciamo, questa strada è stata resa ancora più complessa a suo avviso a seguito, a causa della pandemia. Quindi sicuramente c'è un effetto di questo shock per quanto riguarda il perseguimento della sostenibilità. Ma se è vero, e penso che sia vero, condivido questa affermazione, che il mondo non sarà più quello di prima, c'è qualche possibilità che abbiamo di sfruttare in senso positivo, diciamo, lo shock del Covid-19 in vista del nostro obiettivo primario? E su questo, ad esempio, ho trovato interessante gli spunti che vengono da un libro di due autori, Caporale e Pirni, che si chiama Pandemia e Resilienza. Pandemia e Resilienza. Che cosa sostengono gli autori? Ora si interrogano in che modo sia possibile reagire e quale idea di futuro sia possibile perseguire, diciamo, dopo lo shock che abbiamo visto. E sostanzialmente affermano come il vincolo delle risorse, cosa ci ha fatto vedere il Covid, per esempio? Il Covid ci ha messo in evidenza che cosa? Che il nostro mondo, nella sua complessità, ha vincoli fortissimi, che sono vincoli, come abbiamo visto, di risorse sanitarie. E si è visto tutto il problema che abbiamo avuto, vincoli di risorse economiche. Attenzione, che il Covid ha messo in evidenza come quel modello, e qua non voglio dilungarmi perché il discorso sarebbe lungo, come quel modello di globalizzazione sia stato messo fortemente in crisi dal Covid. Non, se poi vuole sapere il perché me lo posso pure spiegare, però è stato fortemente messo in crisi quel modello, quindi, diciamo, di orientamento del lavoro su base globale, attraverso quelle che noi chiamiamo le catene globali del valore, sia stato fortemente messo in crisi dal Covid. Ha messo ancora in evidenza che cosa? Una scarsità di risorse tecnologiche. Pensiamo a tutti i problemi DAD, non DAD, e chi poteva collegarsi. Quindi di fatto ha messo in evidenza questo fortissimo vincolo che c'è di risorse scarse, insufficienti. E cosa propongono gli autori? Allora, dice, propongono una resilienza, dicono, trasformativa, dove resilienza che cos'è? La capacità di fronteggiare le difficoltà in modo positivo, dando nuovo impulso all'esistenza. Quindi la proposta è quella di questa resilienza che si basi su un tentativo di superare
di superare, diciamo, l'attuale fase, non tornando al modello precedente, quindi tornando praticamente a una crescita basata soltanto, diciamo, sul PIL sostanzialmente, ma che sia una crescita che metta in maggior luce il benessere collettivo e individuale, salute, benessere psichico, sostenibilità ambientale e quant'altro. Finisco l'intervento, visto che siamo qui di fronte a tanti studenti, giovani soprattutto, questa è la cosa importante, con quello che è un appello che ha fatto un grande sociologo recentemente scomparso, che è Bauman. Non so se l'avete, se conoscete, ragazzi, questo sociologo, il quale nella sua ultima opera, che lui ha chiamato Retrotopia, lui lanciava questo accorato appello a tornare all'estroversione, cioè all'interesse per l'altro, abbandonando quello che appunto lui definisce la retrotopia, cioè ovvero la perdita di ogni dimensione utopica e quindi la rincorsa nostalgica a che cosa? A un qualcosa, a un mondo, a un passato che se esistito, ma insomma questo passato può essere anche in qualche modo modificato. E appunto Bauman usa questo bel esempio, a mio avviso, dice: nel dar forma alla nostra vita, se siamo la stecca da biliardo, il giocatore o la palla, se siamo noi a giocare o è con noi che si gioca. Quindi questo è fondamentale, capire, diciamo, che siamo noi gli attori di un qualcosa che, se vogliamo, possiamo, come dire, modificare fortemente in una direzione che non deve essere quella di, ecco, del ritorno al passato. In altri termini, il Covid, a mio avviso, deve essere visto come tutte le cose, ci ha avuto aspetti devastanti che ci hanno probabilmente portato a molti di noi a frequentare psicologi o quant'altro, ma dall'altro punto può essere visto anche come un momento per giocare in modo diverso in questo mondo globale, partendo da che cosa? Partendo dal basso, partendo quindi dalla città, dal territorio, dal proprio territorio. Questo un po' è il messaggio finale che, richiamando e adattando al nostro discorso le parole di Baum, voglio lanciarvi. Vi ringrazio, credo che sono stato più o meno nei tempi che Mimmo mi ha concesso. Dimmi, Mimmo, ho rispettato la tempistica, non ti sento, devi accendere il microfono. Adesso è acceso, quindi mi senti? Mi sentite? Adesso sì. Il tecnico me l'ha detto ripetutamente. Io avevo dimenticato, perché era rosso il microfono. Filippo, ti ringrazio molto per la bellissima lezione, concentrata in pochissimo tempo. Hai citato Stefano Zamagno, un mio carissimo amico, è stato anche in alcuni seminari organizzati da me, sia qui sia a Lecce. È un economista, l'hai definito bene, veramente eccezionale. Ma non meno eccezionale è Filippo Reganati, che ha puntualizzato, non so, lo sviluppo territoriale, che devo dire è fondamentale, il capitale sociale, il terzo settore, sono tutti temi che ritornano. Addirittura ha citato anche Bauman, di cui sono state pubblicate recentemente, qualche anno fa, dalla La Terza, quattro conferenze sue precedenti, e in cui si ribadisce sempre questo concetto di lavorare diversamente, di iniziare un tempo in cui il self-interest, cioè l'interesse egoistico, ha dei limiti. L'intersoggettività, cioè Stefano Zamagno usa il termine tuismo, non, abbandonare l'egolatria, l'ego,
è rivolgerci anche e soprattutto a tu, alla salute degli altri, alla salute in tutti i sensi, culturale, sanitario, in tutti i sensi. Io non voglio, ecco, prendere molto tempo dal tempo che ho destinato agli studenti. Io vorrei che gli studenti o chiunque, anche tutti gli altri che partecipano a questa diciamo conferenza elettronica, possano rivolgere qualche domanda a Filippo. Prego, il dibattito è aperto. Vedo tanti studenti. In genere, diceva uno dei miei maestri, noi abbiamo la testa piena di studi, noi anziani, diciamo, voi avete la testa fresca, quindi abbiamo bisogno delle vostre osservazioni. A voi magari sembrano le vostre osservazioni un po' banali, invece non lo sono mai. Le osservazioni fatte dai giovani non sono mai banali. Prego, qualche giovane. Va bene, faccio io una domanda, se permetti, Mimmo. Sì. Al professore Ganati. Qualche giorno fa sentivo la radio, io ascolto sempre Radio 24 perché è una radio di poca musica, poco spettacolo e molte trasmissioni interessanti. C'era il professor Tozzi, quale parlava, al quale veniva posta una domanda, ma è possibile parlare di mondo ecosostenibile? E lui disse, vabbè, non esageriamo, è un'utopia, non scordiamocelo, diciamo, riduciamo il tiro e pensiamo un po' effettivamente a uno sviluppo sostenibile, soprattutto locale. L'agenda 2030, come lei giustamente indicava prima, parla di equità e giustizia, ma lei ritiene che effettivamente si possa arrivare, non dico ad un mondo, ma almeno in una realtà locale con equità e giustizia? Io non ci credo, in tutta onestà. O lo credo o lo vedo molto difficile, o lo vedo non al 2030. Il Covid dovrebbe averci insegnato tante cose, lo diceva poco fa anche Mimmo, no? Forse il Covid ci ha insegnato che al di là della distanza a cui siamo stati costretti a ricorrere, forse ha bisogno di solidarietà, forse ci ha fatto capire che il destino di ciascuno di noi è collegato al destino degli altri, il buon comportamento di ciascuno di noi è collegato al buon comportamento degli altri. L'assumere atteggiamenti rispettosi degli altri significa rispettare anche sostanzialmente se stesso. Ma lei ritiene che possa essere, cioè possa esistere veramente un mondo equo e giusto? Cosa fare per? O da dove cominciare? Forse una mezza risposta già ce l'ha data quando si parlava di cominciare dal nostro piccolo. Io credo che gli obiettivi politici debbano essere sempre fatti di piccoli passi. Il locale che man mano si espande. Però io non, sinceramente sono molto scettico, soprattutto sul concetto di equità. Potrà mai esistere anche uno sviluppo locale equo? Rispondo adesso o rispondo dopo alle varie domande? Mimmo, che suggerisci? Tu che sei... Non sento. Microfono. Mimmo, devi aprire il microfono. Me ne scordo sempre di questo dialogo di cliccare qui. Puoi rispondere immediatamente adesso. Io potrei aggiungere tante altre cose. La concezione di giustizia è equa, justice, di Rawls, in crisi oggi. Però ecco, voglio che rispondi tu a Roberto. Ok. Ma certo, l'obiettivo 2030 è un obiettivo ormai, però io non sono pessimista,
come diceva pure lei, diciamo, una riflessione di quello che è accaduto, la nostra vulnerabilità, della nostra, in fondo, dicevo prima, scarsità reale di risorse, come tutto dal giorno all'altro può cambiare. E questo l'abbiamo visto non soltanto a livello locale, ma a livello globale. Cioè il mondo ha capito la sua vulnerabilità, secondo me. E questo, ripeto, se soprattutto loro, quelli che ci ascoltano, i giovani, ne prendono coscienza, io non sarei pessimista su un qualcosa. È chiaro che il compito nostro, quelli un po' più maturi e che hanno ruoli di gestione, dovremmo, ecco, individuare anche i sentieri, no? O orientare certi sentieri. E per questo io ho voluto, vuol dire, stigmatizzare il terzo settore. Secondo me è un qualcosa estremamente importante, al di là, dicevo, dell'esito immediato, è un qualcosa che ha un forte impatto anche sulla crescita economica, quella del PIL, se ci riflettiamo veramente. E come questo ci sono altri strumenti che si possono, che noi adulti, sui quali potremmo, come dire, investire, con la sensibilità del giovane, il quale giovane, diciamo, è quello che un domani, non nel 2030, può andare in quella direzione di una maggiore equità. Io non sarei, certo, 2030, noi non vedremo questo mondo, sicuramente, questo non lo vedremo, però possiamo contribuire in qualche modo, e questo è il nostro compito, a definire un pacchetto di misure, di strumenti in vista di questo, ma sempre a livello locale, chiaramente, a livello globale sono chiacchiere, su questo sono per questo dico, è l'obiettivo, ma l'obiettivo intermedio è quell'altro, insomma non può essere, cioè non ci credo, sì, sono d'accordo con l'autore che citava, che ha sentito Tozzi, come Tozzi? Rose. No, citava il presidente. No, Tozzi. Ah, Tozzi, sì. Niente, volevo sentire... Mimmo, fammi fare un'altra riflessione brevissima, no? Perché ho apprezzato molto l'intervento del professore Granati, anche perché insomma mi ha portato un po' ai miei trascorsi universitari. Ho una laurea in statistica, ma una laurea in scienze statistiche ed economiche, quindi un po' di economia, no? Allora pensavo a Robert Malthus, che lei ha citato, no? E pensavo al Covid, no? Alla maledizione divina che è arrivata dal cielo come punizione per un mondo che è fatto di dissoluzione, eccetera. No, un po' Malthus passava anche per matto, per questo motivo qua lei mi insegna. Mi taccio. No, vabbè. Ho voluto citare Malthus appunto perché spesso si parla di questa sostenibilità come se fossero cose, ma invece la riflessione è una riflessione antica, come su tutto, insomma, non c'è nulla di nuovo, nulla di... Mimmo, volevi dire qualcosa? Vai. Sì, no, qualche ragazzo volevo sentire. Non so quale, Stefano D'Arienzo, Giuseppe Azzarone, Enrico Renzulli. Allora, Mimmo, dobbiamo dare tempo a questi ragazzi. Oggi, sì. oggi abbiamo rotto il ghiaccio. Non è facile, eh? No, non è semplice. Non è semplice. Però i destinatari sono buoni. Ci arrivava un messaggio adesso, lo leggo io. Si chiedeva al professore Gale i pro e contro l'energia nucleare. Arrivava questa domanda. Sì. No, non è la mia, arrivava dai ragazzi via chat. Ve la giro. Rispondo? Certo. Sì, Filippo, rispondo. Bene, allora esordisco dicendo che io, che era il 70, no, che anni erano, quando ci fu il referendum sul nucleare, votai contro. Però ecco, questo da giovane votai contro. Da non più giovane, ahimè, non lo so. Ecco, la riflessione che faccio da economista, noi in Italia abbiamo un problema immenso che non è stato mai risolto. È quello della bolletta energetica. Noi tutto quello che di fatto riusciamo a vendere all'estero, sintetizzo, quindi il nostro surplus bilancia commerciale, serve a pagare la bolletta energetica. Questo non è un problema nuovo che stiamo scoprendo ora, è un problema che ci trasciniamo dagli anni 60, da sempre, che non abbiamo le risorse. Non abbiamo fatto nulla, nessun tipo di politica energetica. Adesso si comincia a parlare, ma in questi giorni, del problema.
Quindi non lo so, sinceramente non ho le competenze per dire, entrare nel dibattito, nucleare pulito, nucleare non pulito, non lo so. Però sicuramente questo è un problema che abbiamo, e se è vero quello che qualcuno dice, ma su questo ripeto non ho competenze, che oggi è possibile un nucleare pulito, secondo me potrebbe essere questa una strada. Ecco, non c'è, mentre prima da ragazzo vi dico, avevo votato con convinzione contro il nucleare, oggi dopo 30 anni vedendo appunto la nostra fortissima dipendenza, poi attenzione, è dipendenza anche politica, non solo economica, è anche politica. Noi dobbiamo, per approvvigionarci di queste risorse energetiche, dobbiamo in qualche modo trattare con Erdogan, con Putin, dobbiamo trattare con quei paesi vi faccio una battuta per farvi capire quanto sia importante l'energia, che non c'entra. Dunque, quando è stato? 4 anni fa, io avevo in Sapienza la classe, e abbiamo un corso in inglese, per la classe piena di studenti dell'Azerbaigian. Studenti molto scadenti, devo dire, anche abbastanza problematici. E perché avevo la classe piena di studenti dell'Azerbaigian che arrivarono in massa in Italia? E perché l'ENI aveva fatto un accordo con l'Azerbaigian e quindi arrivarono in massa, diciamo, questa è una battuta. Quindi è un fatto, quello energetico, non soltanto economico, è un fatto politico. Ed è una debolezza, una vulnerabilità che ha l'Italia nei confronti degli altri paesi. Quindi, ecco, la risposta pro o contro, oggi sono agnostico, non so. Ieri ero convintamente, da giovane, contrario al nucleare. Oggi, se è vero che c'è un nucleare pulito, se noi riusciamo a risolvere questo, che è un problema fondamentale per il nostro paese, quello della bolletta energetica, veramente fondamentale, sarei favorevole. Filippo, io continuo ad essere giovanile dal punto di vista, diciamo, di questa questione. E il nucleare ha molti problemi, il problema delle scorie, per esempio, il problema dei tempi di installazione, di costruzione delle centrali, il pericolo che rivestono, Chernobyl ce lo insegna. Insomma, io userei uno slogan di tipo nuovo, però ripeto, volevo sentire qualche ragazzo, in fondo loro hanno introdotto questo tema. Io vorrei inserire, ecco, questo slogan: riforestazione a prescindere da tutto, riforestazione. Noi abbiamo dimenticato la funzione degli alberi, delle foreste, dei boschi, e dobbiamo recuperare questo concetto, piantare alberi, piantare. Io l'ho scritto anche nell'ultimo libro che ho pubblicato, dove c'è un capitolo sullo sviluppo locale e sulla resilienza, come sai bene. Ecco, questo tema della riforestazione, a prescindere da tutto, è un tema centrale, perché sono gli alberi che assorbono anidride carbonica, che noi, io ricordo da liceale e anche alla scuola media c'era la festa dell'albero, ci portavano a piantare un albero, ognuno di noi doveva piantare, eravamo bambini, doveva piantare un albero. Io piantavo l'albero come tutti gli altri. Ecco, lancerei questa, perché ho troppa paura del nucleare per i miei nipoti, i figli dei miei nipoti, per i giovani, le nuove generazioni. Carmela, possono tranquillamente... No, c'è uno studente, Mimmo, scusa, ti interrompo, che mi ha... qualcuno che, insomma, Giuseppe Azzarone, mi dice: l'acquisto di certificati verdi da parte delle aziende che inquinano è una soluzione. E questo è un tema molto interessante, quello dei certificati. Allora, peraltro è un tema sul quale
abbiamo appunto avviato una ricerca recentemente in istituto. Sicuramente è uno strumento valido, sono d'accordo con questo, ovviamente in termini di riduzione di emissioni di CO2 è uno strumento valido. Quali sono i limiti? I limiti sono che questo mercato è un mercato essenzialmente europeo, cioè noi siamo il mercato, il tema del purtroppo, e questo dobbiamo tenerlo presente, qua c'è un altro grosso dibattito, come dire, infinito. Chi inquina di più? Inquinano di più di fatto i paesi, la Cina, l'India, paesi in via di sviluppo, i quali vogliono crescere e quindi non hanno tecnologie adeguate e, come dire, sono meno sensibili. Mimmo parlava prima degli alberi, sono d'accordo Mimmo con gli alberi, con la forestazione, ma poi abbiamo Bolsonaro in Brasile che ti brucia la foresta amazzonica, cioè noi possiamo piantare tutti gli alberi che vogliamo, però a Bolsonaro, di Bolsonaro che ne facciamo? Come facciamo a bloccare Bolsonaro che ti distrugge la foresta amazzonica? Quindi è un problema anche questo di governance. No, ecco, quello dei certificati, quello delle quote, dicevo, è sicuramente uno strumento che ha funzionato. Chiaramente, ecco, questo è un'altra cosa da chiarire ai ragazzi, cioè la sostenibilità costa, ai vostri genitori, costa a noi. Oggi si dice pure che le bollette energetiche che stanno aumentando, in parte, una parte di questo aumento è dovuto all'aumento delle materie prime, gas, eccetera, petrolio, ma è dovuto anche ai certificati, alle quote. Perché? Perché le quote, c'è un mercato sul quale, se vogliamo, riflettiamo, dove il prezzo delle quote è aumentato e quindi le imprese che inquinano di più, diciamo, devono acquistare queste quote a un prezzo più alto, e questo prezzo più alto poi si scarica sul contribuente finale. Quindi, sia chiaro, tutto costa. Cioè, quindi però è uno strumento sicuramente che, per quanto riguarda l'area europea, sia l'European Trade System, ha funzionato, all'interno del quale ci sono stati degli elementi critici, ed è quello che siamo stati noi invitati a studiare con l'ISPRA, che è il soggetto che in Italia gestisce il registro. Perché? Perché molto spesso su questo mercato chi è che interviene? Non soltanto intervengono le imprese produttrici di energia, quelle che di fatto no, emettono CO2, ma attori sono anche banche. Quindi il certificato diventa, che cosa diventa? Diventa praticamente un asset finanziario. E quindi da qui tutte le problematiche dovute a possibili problemi di riciclaggio, di evasioni, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, è uno strumento, però al di là di questi elementi distorsivi, che a mio avviso, anche se ha un costo di cui bisogna tenere presente, funziona. Arrivano altre domande. Adesso un attimo che provo a leggere. Ok, dice Giuseppina Tomini, saluto film, ti sei passato sul locale. Sì, sicuramente, ecco, e questo è il ruolo che deve avere, dicevo prima, la governance locale, ma quindi di tipo orizzontale, ma non dimentichiamoci quella verticale, quantomeno all'interno di un'area che è quantomeno il paese o l'area europea o quant'altro. Quindi c'è un meccanismo, un multilivello, una governance di multilivello, possiamo dire, orizzontale, ma anche di tipo verticale, che consenta in qualche modo un coordinamento delle azioni. Quindi questo per quanto riguarda la prima domanda. La seconda, in che modo potremmo diventare persone attive? Ragazzi, come diceva l'amico Mimmo, no, mi pare che diceva lui o qualcun altro, forse la professoressa Granatiero,
giocando meno ai videogiochi e impegnandovi di più in quella che è la vostra esistenza. Siete voi praticamente gli attori e coloro che possono in qualche modo, diciamo, cambiare la realtà. Quindi diventando persone attive appunto capendo la realtà innanzitutto, perché le cose sono sempre, hanno diverse facce, non c'è mai una faccia del problema, non c'è il buono e il cattivo, c'è gli elementi positivi e negativi in tutto quello che si fa nella vita, sono i costi e i benefici, e cercando quindi, diciamo, di studiare, di capire i problemi, cercando di minimizzare i costi, come dico sempre io, e massimizzare i benefici. Questo un po'. Però per fare questo bisogna conoscere, quindi bisogna, come dire, spendere più tempo sui libri, nell'ascolto, in maniera critica sempre. Questo è il messaggio che mi permetto di darvi. Mimmo, il microfono. Mimmo, questo microfono. lo dimentico sempre. Pensiero critico, che oggi è più o meno scomparso. C'è un librone così di Manuel Casters sul tema potere e comunicazione, così si chiama, ma un librone così, che conclude con questo, un appello al pensiero critico. Al pensiero critico, perché per battere l'uomo a una dimensione di Marcuse, cioè per battere, come dire, così, l'accettazione totale di tutto ciò ci dicono, soprattutto adesso che c'è la televisione, che non è uno strumento interattivo. Per fortuna che abbiamo questi strumenti. Mimmo, scusa, c'è di peggio, c'è Facebook oppure Twitter che sono... Io direi così, insomma, di fare, ecco, quello che diceva Filippo, anche e soprattutto leggere, studiare, comprare qualche libro, non stare sempre lì a vedere, appunto, e a comunicare con Facebook, cioè il mondo del web lo dobbiamo controllare. Io sto scrivendo una cosa sul mondo del web e insomma, purtroppo abbiamo anche dei filosofi dell'Università di Torino, Ferraris, che insomma fa l'apologia di questo mondo del web. Io senz'altro, è chiaro, ci rende il mondo del web, ci rende possibile questa conferenza, quindi ogni tecnologia ha il pro e il contro, diciamo, però bisogna saper vedere anche il contro. Il contro è l'abbattimento del pensiero critico. Insomma, Casters non ha tutti i torti. Ecco, ci invita a costruire criticamente, cioè a tenere sempre attiva la mente. Perché, dice Casters, esiste una mente pubblica, cioè una mente costruita dalla televisione, dai mezzi di comunicazione di massa, diciamo, una mente pubblica. E noi dobbiamo stare attenti agli errori di questa mente pubblica. Dobbiamo attivarci. Ecco, questo appello al pensiero critico, allo studio più coscienzioso, alla formazione delle coscienze, diciamo, di cui Mattarella ci ha parlato ieri all'Università di Foggia, ecco, questo è un obiettivo, una finalità di fondo. Ecco, se c'è qualche altro ragazzo, qualche altro messaggio postato, Filippo lo puoi leggere. Un attimo che vedo. Ah sì, Azzarone, ritenete che le aziende debbano dichiarare il bilancio energetico? Beh, in parte certo sono d'accordo su questo punto, però voglio anche ricordare, sempre a livello europeo,
ad esempio per quanto riguarda la sostenibilità, quindi tutto ciò che va in quella direzione che abbiamo detto, quindi non soltanto sull'energetico ma anche sul lato della sicurezza, del sociale e quant'altro, oggi c'è una direttiva della Comunità Europea che spinge le imprese a investimenti sostenibili. Cioè, quindi diciamo, l'Europa in questo è sicuramente un'area del mondo molto sensibile. Quindi sì, sarei d'accordissimo su questo, però ecco, attenzione che anche qui, diciamo, c'è a livello europeo tanto si sta facendo ed è stato fatto. Questa degli investimenti sostenibili è un altro tema che con una collega di diritto commerciale stiamo analizzando, cioè a vedere in che misura l'investimento sostenibile dell'impresa migliora la sua performance competitiva. Cioè, questo un po' è un tema che con questa collega dovremmo analizzare, guardandoci appunto tutti i bilanci delle varie imprese, le note integrative meglio dell'impresa, a capire in che cosa investono in termini di sostenibilità. Bene, vedo, no, non hai più domande postate, Filippo? No, mi pare di no, Mimmo. Michela? No, non ci sono altre domande. Non ci sono altre domande, bene. Allora, a questo punto, visto che abbiamo cominciato anche prima, i tempi di questo intervento, di questo seminario, è mediamente un'ora e mezza. Però abbiamo cominciato prima e quindi ci atteniamo a questa ora e mezza. E io non posso che ringraziare veramente tutti. Questa scuola ha soprattutto lo scopo, ecco, di aprire un dialogo per il pensiero critico. È venuto fuori il concetto di giustizia equa che mi ha avviato me all'inizio degli anni 70 a leggere John Rawls, Teoria della giustizia. La giustizia equa è questa. L'altro filosofo che ha portato John Rawls in Italia, Salvatore Vega, un mio carissimo amico che se n'è andato poco fa, ecco, ha presidente onorario della Feltrinelli, ecco, ha dedicato tutta la sua vita, Salvatore Vega, ad affermare questo concetto di giustizia equa. È chiaro che la giustizia equa adesso non c'è, negli anni 70 aveva una prospettiva, negli anni 70, quindi per i giovani è chiaro, sono 50 anni fa, però aveva una prospettiva, il che significa che non è escluso che possa riavere una prospettiva, ecco, anche oggi, diciamo. I temi della giustizia equa sono temi molto ampi, e quindi... Mimmo, c'è un'altra domanda, credo, mi è arrivato un messaggino. A cui tu devi rispondere. Però la domanda non c'è. ma aspettiamo... Arriva. Forza, arriva. Aspettiamo qualche secondo, dai. Diamo tempo a qualche ragazzo, perché è questo dibattito che è il coronamento poi del pensiero critico, il dibattito. Socrate ce lo ha insegnato, il dialogo. Mimmo, ti ricordi le belle conferenze che organizzavi a Manfredonia con Barcellona, con l'amico Barcellona che non c'è più. Quando Barcellona lui non parlava. Lui stava, mi ricordo, si sedeva e faceva parlare gli altri e dirigeva la discussione. Lui non interveniva. Bellissimi, erano momenti veramente belli. Pietro Barcellona era un giurista eccezionale, tanto eccezionale. Inclassificabile. Era di Catania, come Filippo di Catania, però Filippo, per chi non l'ha sentito, insegna economia politica alla Sapienza a Roma. C'è qualche altro? Vediamo. Ragazzi, ecco qua, arrivata.
È arrivato, dai. Beh, una domanda difficile. A livello locale, a livello economico e sociale, l'impatto del Covid quale sarebbe stato se le realtà locali in generale e tutto il sistema economico fosse più sostenibili? Ecco, che concetto di sostenibilità che intendiamo, sostenibilità? No, vorrei parlare con Francesco Lauriola, cioè cosa intende se fosse più sostenibile? Francesco, aprite il microfono e parlate direttamente. Voglio Fate una... chiarire meglio questo punto per rispondere. Sì, buongiorno. Buongiorno. Intendevo ciò che Sì. avevamo detto prima, quindi a livello di equità e quindi sostenibilità in generale, questo intendevo. Ma se noi accettiamo appunto quella definizione di sostenibilità, diciamo in termini di capitale sociale, sicuramente forse sarebbe stato minore, ma secondo me l'impatto io non lo vedo sulla sostenibilità, l'impatto io lo vedo su quello che il Covid ha fatto emergere come una realtà poco sostenibile, se vogliamo, abbia sofferto maggiormente. Ma perché poco sostenibile? Perché mancavano le risorse, ci ha fatto capire il Covid che noi siamo vulnerabili, questo è il punto, siamo vulnerabili. Siamo vulnerabili sotto tutte anche la dimensione quella sulla quale eravamo più sicuri, più fieri, quella economica. Ci ha fatto capire che noi abbiamo problemi che se si interrompe una catena, se si interrompe una comunicazione, tutto il sistema economico collassa. Se a un certo punto la Cina non, come dire, completa un certo prodotto, quel prodotto scompare. Questo ci ha fatto capire il Covid. Questo secondo me è la dimensione della vulnerabilità. Quindi lei dice una realtà più sostenibile sarebbe stato meno vulnerabile. Sinceramente non so rispondere a questa domanda. Non credo, non credo. Cioè, Covid questo ci ha fatto capire questo, ci ha fatto capire, guarda, se tu non c'hai la tecnologia adeguata, se tu non c'hai la sanità pronta e attrezzata, non abbiamo neanche il piano pandemico, noi abbiamo scoperto come Italia, c'è tante altre cose. Cioè, quindi, se tu praticamente sei dipendente in tutto perché c'è una catena globale che ti fa, dove ogni pezzettino del singolo prodotto viene fatto in paesi diversi e questa catena si interrompe, e tu praticamente non hai più determinati prodotti, ci ha fatto capire questo, cioè, il Covid. E quindi da questo punto di vista, diciamo, ci dovrebbe insegnare a fortificarci, a ridurre queste nostre vulnerabilità. Questo un po' è il messaggio, anche a costo, dicevo prima, di sacrificare quegli obiettivi di crescita, diciamo, tipica, no? Cioè, se noi perché, io parlo, sono economista, no? La crescita noi l'abbiamo avuta con la globalizzazione perché? Perché siamo stati capaci di seguire quello che diceva Smith, di andare a dividere le varie fasi di produzione a livello globale. Cioè ognuno faceva pezzettini di tutto, no? Andavamo quindi divisione del lavoro a livello globale. Il Covid ci ha fatto capire, e questo perché lo facevamo? Perché in questo modo crescevamo di più, no? La crescita economica che c'è stata sicuramente, pensiamo, dagli anni 80 in poi sono entrate la Cina, l'India, tantissimi paesi sono cresciuti a livello esponenziale. Grazie a che cosa? Grazie a questa divisione del lavoro su scala globale. Bene, ci ha fatto capire forse che se certe imprese, pensiamo alle imprese italiane, delocalizzano meno e si affidano meno a, come dire, a questa divisione del lavoro, forse saremmo stati meno vulnerabili. Quindi questo significa sacrificare un minimo di efficienza, un minimo di, ripeto, crescita, tra virgolette, a vantaggio di una minore vulnerabilità. Questo un po' è diciamo, quello che penso. Bene, quindi rilasciandoci al discorso di prima, potremmo dire che sarebbe più importante mettere al centro le persone rispetto, quindi il capitale umano rispetto al capitale economico.
Certo, questo sicuramente, cioè questo sicuramente. Cioè, il fatto di dire non è che non devo puntare a crescere, non devo puntare perché se non c'è torta non si mangia. Però bisogna capire questa torta, no, come la si deve costruire. La si deve costruire seguendo una strada che è stata quella che abbiamo seguito negli ultimi 20 anni, 25, 30 anni, o ci sono altre strade? Altre strade che non sono, ripeto, quella di, come dire, stare con la luce spenta o rinunciare a tutta una serie di conquiste che abbiamo ottenuto grazie alla crescita economica, ma probabilmente abbiamo gli strumenti concettuali per pensare, per inventarci strade alternative che ci rendono meno vulnerabili sicuramente, che ci rendono più giusti, che ci rendono più equi. Questo secondo me è la sfida che alla quale tutti quanti, soprattutto voi, siete, come dire, alla quale dovete dare delle risposte. Ok, grazie ancora. Prego. Bene. Sono finite ora le domande. Sono finite, quindi possiamo chiudere. Ma prima di chiudere volevo dare un ulteriore ringraziamento a tutti, veramente, ai ragazzi che hanno partecipato con queste domande. E ripeto, riattiviamo in questo modo il dialogo socratico per la ricerca della verità. Non è così un'utopia. Intanto il dialogo è reale e quindi sappiamo che il dialogo reale in questa nostra società è piuttosto deficitario, quindi lo dobbiamo incrementare. E questo, lo spazio della discussione va incrementato. Io non posso che, ecco, concludere questo seminario, ce ne saranno altri ovviamente, con un ricordo, ecco, di mia figlia Elisabetta, che ha voluto, ecco, prima di andarsene, ha voluto, papà mi ha detto 5-6 giorni prima di andarsene, papà, tu devi fare questo, lo devi portare a termine questo progetto, perché è un progetto umano, un progetto rivolto alle nuove generazioni. Il comune mi ha dato fiducia, l'università pure, tutti voi mi date fiducia, e insieme, ecco, portiamo avanti questo bel progetto, che è un progetto, ripeto ancora una volta, di discussione democratica, di discussione reale. Voi fate le domande e noi rispondiamo, noi facciamo domande e voi rispondete, di reale comunicazione tra di noi. Ringrazio tutti di nuovo e vi do appuntamento al prossimo seminario con Antonio Lopez, che è amico di Filippo, amico del sottoscritto, e che è collega, che insegna all'Orientale di Napoli. Eppure lui è un economista, insegna economia politica, pure lui all'Orientale di Napoli. Alla prossima. Eravamo tutti a Foggia, Mimmo, dillo però. Che ha insegnato a Foggia, Lopez ha insegnato a Foggia, lui Filippo è stato presidente, è stato preside del liceo della facoltà. Allora si chiamava facoltà, preside della facoltà di economia dell'università di Foggia. Gli anni più belli della mia vita. È stato lui il preside e lì ci siamo conosciuti e abbiamo, ecco, fraternizzato e discusso sempre, parlato sempre e discusso sempre. Ecco, la discussione è la cosa più bella dell'umanità, la cifra più bella dell'umanità. Ed è con questa riflessione che io vi lascio e vi do appuntamento al prossimo seminario con Antonio Lopez. Grazie Filippo. Grazie a tutti. Grazie a te. Molto. Grazie Michele. Ciao. Grazie Rosa e grazie ai ragazzi. Soprattutto grazie a loro. Un abbraccio a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Ciao.